un'opera che Beethoven scrisse dopo, mi sembra, una decina di anni di silenzio, con questa spada di Damocle della sordità, quindi con questa tara che gli gravava, e lui decide di musicare un'ode sapendo che non l'ascolterà mai. Tutto parte dalla dinamica e dal ritmo. Quella bufera che soffia nel paradiso, che è il progresso, che è il futuro, nonostante questa volontà di rivolgersi al passato, lui supera l'impossibilità dello strumento di cantare e fa un gradino in più, arrivando poi a ottenere le voci umane. Beethoven scrive queste quinte vuote, questo inizio così interrogativo, è un'attesa fremente, è una vigilia impaziente, eccitante anche, verso un'epifania, verso un qualcosa che noi non sappiamo, che immaginiamo. Ecco, questa attesa verso un nuovo mondo, che è quella che poi noi viviamo adesso, noi siamo tutti in attesa di poter rivivere o comunque vivere, non sappiamo quanto uguale a prima, quanto sarà, quanto quello che ci aspetta sarà come prima, ma anche noi adesso viviamo questa attesa legata al vaccino, legata alla speranza che in qualche modo se ne esca, che il virus anche se ne vada per conto suo. Noi la stiamo vivendo questa, tutti noi, voi, noi, tutti, e quindi c'è questa speranza, questa attesa veramente fremente verso, speriamo, un futuro migliore, ma che è la stessa attesa, la stessa ansia che io provo nell'ascoltare, che so, Zarathustra di Strauss. La voglia, la professionalità, ma soprattutto il desiderio di far musica insieme fa sì che noi si superino tutti i vari problemi. Il distanziamento, tanto ovviamente indispensabile, è innaturale, va contro proprio un principio di fare musica insieme. E quindi in qualche modo non tutto può essere perduto. Un miglioramento in noi stessi, una lezione, penso che noi l'abbiamo pagata e capita.